cose, beh, siamo pronti per un nuovo Festival di Sanremo, ragazzi. Siamo prontissimi, siamo diciamo alle battute finali della preparazione, stiamo vedendo proprio tutti gli aspetti anche più piccoli, quindi l'abito, la coreografia, diciamo ovviamente le lezioni di canto che non fanno mai male fino all'ultimo, però ci siamo, io sento una bella vibrazione. Beh, io devo dire che comunque la canzone che portate è un colpo allo stomaco, perché il primo ascolto è quello che davvero ti dà, come dire, quel colpo forse inaspettato anche per quanto riguarda i Coma Cose, con un testo estremamente profondo, personale e intimo. Sì, è una canzone che parla, è una canzone molto fragile, sì. Parla di noi in una maniera anche molto nuda e racconta l'andare oltre comunque a un momento anche di difficoltà, e quindi per noi raccontarlo è anche particolare, perché comunque non è una cosa di cui si parla anche molto spesso, no, nella vita. Solitamente si parla magari dell'incontro, certo, oppure del lasciarsi con una persona, ma affrontare magari invece i problemi, quelli un po' più semplici, un po' più quotidiani della vita, non è semplice da mettere giù. E quindi noi speriamo comunque che questa canzone serva anche alle persone, cioè che qualcuno ci si riveda in questa cosa e che dia una mano comunque a chi sta vivendo quello che abbiamo vissuto noi qualche tempo fa. Ma anche perché è bello il messaggio proprio che c'è subito dopo l'inciso, questo l'addio non è una possibilità, quindi comunque mette proprio in risalto anche quella che è la volontà e comunque quella speranza che forse si ha bisogno di vivere quando si è magari in un momento di riflessione, anche quando si sta affrontando quella che potrebbe essere una fine. Sì, ovviamente la canzone gioca sul paradosso, certo, no? L'addio in questo caso è una promessa d'amore, forse la più alta, quella che ci si, sì, può fare, cioè come se io e te abbiamo una relazione così profonda che può superare anche un addio. Ma questa cosa poi avviene anche se esuliamo un attimo dalla coppia, noi raccontiamo noi, raccontiamo la nostra intimità, però poi le canzoni poi hanno sempre un respiro che va oltre, quindi ci si possono rivedere forse anche due amici o anche un, sì, genitore con un figlio. Io stesso quando la riascolto penso anche magari a volte a persone che mi sono, no, scivolate addosso nella vita e di cui conservo un forte ricordo. Quindi insomma, come diceva Francesca, speriamo che poi la canzone rotolando, sì, possa prendere anche nuove forme e forse anche uscire un attimo da quella che è la sua essenza, che poi è la nostra storia, ma possa essere qualcosa in cui si rivedano gli altri. Ma poi è bello che comunque citiate nel pezzo di Sanremo 2023 il pezzo di Sanremo 2021, perché comunque è stato sicuramente un momento importante anche per la vostra carriera, anche di svolta dal punto di vista artistico. Quello sì, perché poi appunto penso che fare il mestiere del cantautore sia parlare di se stessi, parlare della propria vita, parlare delle proprie esperienze, quindi perché non citare quello che abbiamo fatto, tra cui appunto anche Sanremo. Quello è stato un momento insomma ovviamente di riflettore che ha accelerato la nostra vita e quindi che anche una delle cose che noi abbiamo proprio incorniciato nella nostra casa, davvero, nel senso ci sono fotografie che ovviamente che conserviamo di quell'esperienza. Per noi è stata un'esperienza importante, formativa, e quindi è finita nelle canzoni, come tutto quello che facciamo, che viviamo. Ma quello che mi piace molto di questo brano è che mette davvero molto in risalto anche quella che è la vostra evoluzione dal punto di vista musicale. Rispetto ai vostri esordi vedo proprio che c'è un cambiamento, ma anche a livello di struttura, perché magari all'inizio eravate un po' più destrutturati dal punto di vista, come dire, proprio anche armonico, mentre invece questo pezzo obiettivamente è anche semplice dal punto di vista della costruzione, ma colpisce proprio anche per l'omogeneità che si riesce a trovare fra testo, melodia e arrangiamento. Beh, sì, c'è sicuramente un cambiamento, un'evoluzione in quello che siamo oggi, ma perché comunque, come dire, a parte che ci piace molto la musica in generale, no? Contaminarla sempre e cambiare sempre, perché ovviamente affrontare un genere o magari appassionarsi a determinati, sì, strumenti va di pari passo con quello che stai vivendo. Però sì, in questo disco, diciamo, a livello proprio musicale, tu e Mamacas vi siete un po' più sbizzarriti con altri strumenti nuovi, diversi, no?
Ma sì, diciamo che questo disco è stato pensato, parliamo di disco ovviamente perché certo, la canzone doveva certo. Insomma, fare parte del disco Un meraviglioso modo di salvarsi. È stato un disco pensato già per la messa in scena live, quindi è stato sì. Un disco già corale, abbiamo anche coinvolto i musicisti, un percussionista, una violoncellista, insomma musicisti che poi ritroveremo sul palco, per dare anche una dimensione più poliedrica, più psichedelica del suono. E anche in questo brano, l'addio, c'è una voglia di alzare un po' l'asticella, cioè, ossia non diventare vittima della psichedelia ma usarla per la canzone più, un pochino più classica, se vuoi. Ma infatti, perché ascoltando proprio il disco, forse questo pezzo differisce più a livello di testo che a livello, musicale, perché ho trovato quel... Come dire, ho trovato comunque un'omogeneità, ma chiaramente ci sta, perché essendo stato lavorato nello stesso periodo, esatto. Certo, quello ci sta. E poi appunto a marzo si riparte con il live, quindi c'è anche tanta curiosità, ma soprattutto anche di capire come i pezzi magari meno recenti possano convivere con questi nuovi e con queste nuove sonorità. Ma sai, quello è ovviamente croce delizia del fatto di avere un percorso, se vuoi, anche molto differenziato. Però abbiamo un pubblico che, il pubblico che poi è quello che ti segue, quello che ti premia venendo anche ai concerti, è quello che premia anche la tua evoluzione. E quindi è anche disposto poi a vedere i brani, anche se vuoi, che prendono forme diverse. Certo. Quindi ovviamente, insomma, il nuovo modo di scrivere, il nuovo modo di affrontare la musica, come ti dicevo, più poliedrico, finirà anche negli altri brani che verranno magari un po' risuonati. Nati e riadattati alle sonorità più attuali, però poi in realtà si mantiene comunque l'essenza rimane quella. Un'essenza contaminata, direi. Esatto. Molto bene, quindi buon Festival di Sanremo e ci vediamo. Grazie, ci vediamo. Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao.